Salve a tutti ragazzi, Peperozorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS, la guida stavolta è la stella numero 134. Oggi ragazzi, sì, i conigli argentati, li ho presi tutti e finalmente sono qui, ma non vi preoccupate perché li ho presi tutti e ho registrato mentre li prendevo, naturalmente è stato molto difficile, quindi vi lascio al video. Salve a tutti ragazzi, Peperozorbet. Allora, siamo qua perché ho trovato il coniglio argentato, il mio primo coniglio argentato, come vedete, è questo qua, si differenzia dall'arti perché appunto argentato è come un po' come shiny, fa anche le luccichine, scusate se non sono in webcam e tutto, ma l'ho trovato così occasionalmente mentre giocavo, per cui voglio assolutamente prenderlo. Prima mi ripristino la vita perché stavo davvero per morire, poi sono cazzi, tanto rimane sempre lì lui, dovremo prenderlo con Yoshi. Allora, l'ho trovato totalmente proprio casuale. Questo coniglio è un coniglio che avevo già preso, che mi aveva dato la chiave per un minigioco, quindi io consiglio sempre di mangiarseli prima conigli e poi magari di fare indietro, avanti, uscendo dal castello e rientrando per appunto poter far spawnare questi conigli che spawnano all'incirca 1 su 10, 1 su 10 volte. Per cui lo prendiamo, sarà abbastanza difficile, comunque è la stessa cosa come se prendessi un coniglio normale. Ecco, a me questo coniglio mi sta davvero sul cazzo, dato che l'ho preso prima, l'ho mangiato per il minigioco. Ah, per fortuna, perfetto. Non mangiarmi, non mangiarmi, sono tutto ossessivi, mio fratello è più grande e meglio, mangia lui, eccetera, eccetera. Ecco qua, abbiamo sputato questo coniglio. Pensavo di essere un coniglio morto, purtroppo non ho niente da darti, non posso credere che mi abbia preso, sono il secondo più veloce dei miei 8 fratelli, te lo assicuro. Ma no, ti metterei in testa di prenderci tutti, capito? Non ce la potresti mai fare. Ecco fatto. Hai preso un coniglio splendente, ma ne devi prendere ancora 7. Vuoi salvare il gioco? Certo che sì, perfetto. Quindi il primo coniglio l'abbiamo preso. Successivamente, allora, un coniglio di Yoshi si trova qua, come vedete. Non è sicuro che si può trovare qua. Non è sicuro che è sempre lui. Potrebbe essere uno degli altri 4 conigli che troviamo in giardino con il personaggio Yoshi. Perché ogni personaggio potrà avere i suoi conigli argentati. Comunque, andiamo di qua, vediamo un pochino che c'è. Perfetto ragazzi, adesso sono con Luigi. Come vedete ho trovato un altro coniglio argentato, eccolo qua. Questo è un coniglio che era verde, l'avevo preso per appunto sbloccare il minigioco. Adesso sono rientrato e entrato qui nel castello tramite questa porticina e l'ho trovato. Sempre consiste nell'entrare, rientrare, rientrare, rientrare. Questi conigli si praticamente spawnano circa una volta su 10, almeno ho fatto questo calcolo, non lo so se poi è giusto. Comunque, eccolo qua, questo è il coniglio, lo prendiamo immediatamente. Ogni personaggio dovrebbe avere 2 conigli, perché sono 8, appunto i personaggi sono 4, e quindi questo è il primo di Luigi. Ho preso uno con Yoshi e uno con Luigi per ora, quindi questo è il secondo. Ai ai ai, non mi fare male, non ho niente, lo giuro, che non posso credere che mi hai preso, eccetera, eccetera. Sono il secondo, dice sempre così. Va bene, dammi, no, la chiave, ma comunque. Devi prendere ancora 6. Salviamo il gioco subito. Dopo il coniglio argentato con Luigi che avevo trovato lì in quel punto dove appunto era pieno d'acqua prima, appunto ne ho trovato un altro qui nel quadro delle bombe. Questo è un coniglio argentato, è il secondo di Luigi, per cui lo prendiamo immediatamente. È tutto a culo, ragazzi, naturalmente, perché subito dopo, proprio alla prima botta, ho trovato lui. Perfetto, quindi lo prendiamo, tanto questo è facilissimo. Non mi fare niente, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, un altro preso, un altro coniglio preso con Luigi, quindi il secondo, perfetto. Luigi è a posto per ora, me ne devi prendere ancora 5. Salviamo il gioco. Ecco qua ragazzi, sono con Mario, vedete che ho trovato un coniglio argentato qui nel sotterraneo, uno di due naturalmente perché ne spawna solo uno di conigli argentati, scusate Skype, e possiamo prenderlo, tanto questo dovrebbe essere abbastanza facile, basta che facciamo così, lo aggiriamo un pochino, ecco adesso quando va lì è in trappola totalmente, ecco vaffanculo, non ho preso il tempo giusto, vabbè, perfetto, ecco qua, preso, ai ai ai, eccetera eccetera, comunque questo è il primo coniglio di Mario, lo trovate qui nel sotterraneo, almeno credo, poi è possibile che insomma che spawni anche da altre parti. Ecco qua ragazzi, questo è il secondo coniglio argentato con Mario, questo qui. L'ho trovato nella stanza della baia pirata, dato che c'era un coniglio di Mario. Sono andato appunto anche con questo, con tutti, indietro, avanti, appunto nella porta del castello. Alla fine l'ho trovato, quindi prendiamolo. Non dovrebbe essere così tanto difficile. Ecco, magari se va nella direzione opposta a quella dove vado io. Allora, preso, vai, perfetto. Ha preso le stesse cose.
Perfetto ragazzi, anche con Wario come vedete ecco qui il coniglio argentato, questo è un coniglio appunto che avevo preso anch'esso prima per sbloccare il minigioco, adesso sono andato avanti e indietro e lo prendiamo in un lampo proprio, ai ai ai, sempre la stessa cosa, ne dobbiamo prendere altri due, quindi con Luigi, anzi scusate con Mario siamo a posto, mentre con, ecco salviamo il gioco, mentre con Yoshi e Wario ancora ce ne manca uno ciascuno, per questo ce ne mancano due, perfetto quindi. Perfetto ragazzi, come vedete qui nel quadro della fortezza di Womp troviamo un altro coniglio argentato, sono sempre andato avanti e indietro, ecco qua appunto il coniglio appunto argentato, volevo dire prima il coniglio di Wario, sono andato avanti e indietro e ho trovato questo coniglio argentato, si è trasformato, si è tramutato nel coniglio argentato, perfetto, quindi ce ne manca solo uno. Bene ragazzi, mentre cercavo il coniglio di Yoshi tra questi conigli nel giardino, sono entrato anche nel sotterraneo appunto per cercare il coniglio argentato dato che ce n'è uno, ho notato che c'è qui un coniglio argentato, lo stesso coniglio argentato che abbiamo preso prima. In teoria non si dovrebbe riargentare, però proviamo a prenderlo, magari è proprio lui l'ottavo, ma mi sembra un po' strano, comunque lo prendiamo. Tanto perché voglio vedere se magari ci dice qualcosa, tipo, oh, mi hai già preso, devi prendere gli altri, oppure è proprio un coniglio argentato che vale come ultimo coniglio argentato, anche perché non lo trovo da nessuna parte, sono entrato all'incirca una ventina di volte lì nel sotterraneo per cercare di prendere il coniglio argentato, per cercare appunto che si trasformasse, vediamo un po'. Per assicurare i miei fratelli più piccoli sono tenere il parola di coniglio, se hai fame fallimbrodo per lasciare andare per favore. Mi sembra che questo non ci dà niente perché l'abbiamo già preso. Hai preso i miei fratelli e me, non va bene la tua lingua straordinaria, ma dovresti mi dovresti insegnare come fai. Penso che ti sia meritato la chiave, tieni. Ah no, questo quindi è l'ultimo ragazzi, coniglio argentato. Vedete, eccola qua, questa è la chiave, hai preso la chiave della stanza vuota, vuoi salvare il gioco? Sì. No, 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 perfetto, salvataggio completato. Eccolo qua, questo era l'ultimo coniglio argentato, non mi chiedete perché era lo stesso di quello di prima che abbiamo preso, il primo appunto coniglio argentato, non me lo chiedete davvero perché non lo so perché. Comunque l'abbiamo preso, adesso vi rilascio al video dove appunto andrò ad aprire la stanza vuota e prendere la stella numero 134. Ok ragazzi, allora per le transizioni eccetera eccetera, uscire dal castello e riuscire, allora questo ve lo devo un pochino spiegare. Allora, cosa intendo io quando dico esco e rientro dal castello? Io intendo questo. Quindi quando c'è questa transizione, ovvero quando si vede il nero e poi riappare, per esempio così, come quella di prima, vedete? Prima c'è il nero, tac, e poi riappare. Questa è una transizione dove praticamente tutti gli oggetti di gioco al di fuori dal castello vengono totalmente rigenerati, quindi anche conigli. Quindi se voi fate avanti e indietro con Yoshi, per esempio, c'è molta probabilità di trovare il coniglio argentato dato che si riforma totalmente. Se per esempio il coniglio argentato è dentro questa stanza qua, adesso troviamo per esempio un coniglio normale. Fate conto che qui c'è un coniglio normale. Fate conto. Poi se voi riuscite se voi uscite da questa stanza, per esempio così, e poi rientrate, il coniglio rimarrà sempre normale, anche se ci provate 100 volte, perché non si rigenera totalmente il mondo, come si rigenera appunto uscendo dal castello oppure nella porta dei sotterranei. Adesso ve la faccio vedere. Appunto una rigenerazione del mondo si trova anche qua. Quando entrate in questa porta, come vedete, si vede prima il nero, bam, e poi brabam. Così si rigenera totalmente il mondo, mentre in quell'altro modo no, passerete solo da stanza a stanza, ma poi se rientrerete nella stanza, il coniglio rimarrà sempre normale, per cui non vi si argenterà. Quindi, allora, andiamo finalmente a prendere la stella, perché il coniglio l'ultimo ci ha dato la chiave. Quindi dovrebbe essere in questa stanza bianca, no, dovrebbe essere proprio in questa stanza bianca. Inseriamo la famigerata cucchiave. Qui molte persone hanno detto che si trovava Waluigi in questa stanza, in realtà sono tutte cazzate. Si trova il nostro carissimo, la nostra carissima stella, stella 134, la penultima stella segreta. Wow, un'altra stella, potere che diviene ad alto castello, sta aumentando, eccetera, eccetera. Vuoi salvare? Certo che sì. Perfetto, fa il salvato. Ok, allora nel prossimo episodio prendiamo l'ultima stella segreta e poi passeremo alla raccolta delle 100 monete in ogni mondo con Fiamma Zorbet, quindi 15 episodi dove ci sarà anche Fiamma Zorbet. Noi ci vediamo, da Zorbet è tutto, ci vediamo appunto nella stella numero 135, iscrivetevi, commentate, mettete un like e condividete questo video a tutti i vostri amici. Niente, ciao a tutti!